Si avvicinano a grandi passi gli esami di Stato. Per gli studenti alla prova, l'appuntamento segna una sorta di passaggio e di assaggio di quella che è la vita adulta. Certo non casuale, l'espressione esame di maturità. E per i maturandi, inevitabile, quasi naturale, il carico di ansia e stress che si innescano nel prepararsi e nell'affrontare questo primo test di idoneità nel mondo. Così lo definisce la psicologa Francesca Capozza. A patto però che queste reazioni rimangano contenute entro parametri accettabili. L'esame di maturità ricorre spesso nei nostri sogni, talvolta come un incubo. Rappresenta un rito fondamentale di passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta, il primo test di idoneità nel mondo, il primo incontro adulto con la macchina sociale e i suoi ingranaggi. Valuta conoscenze, nozioni, informazioni, cultura di base, ma soprattutto la capacità di elaborare un giudizio critico, di effettuare delle scelte, di sapersi porre in relazione con il mondo. Competenze queste essenziali non soltanto per un'eventuale prosecuzione degli studi, ma soprattutto per la capacità di affrontare responsabilità future, di fronteggiare le sfide della vita quotidiana nella maniera più funzionale, eticamente valida e socialmente congrua. La maturità si inserisce in un momento preciso della vita dei giovani, che si trovano a vivere non soltanto l'ansia e lo stress da esame, ma anche l'amarezza, il dispiacere, la tristezza di sapere che la vita in classe è finita, di sapere che la loro esperienza scolastica, che li ha accompagnati per ben 13 anni, è giunta a termine. Un'esperienza che non è soltanto didattica, ma soprattutto relazionale, emotiva, affettiva, psicologica, formativa. Inoltre la pandemia si è inserita proprio nei mesi finali dell'anno scolastico, in quelli preparatori, funzionale ad un accompagnamento non solo didattico, ma anche emotivo ed affettivo alla preparazione d'esame. La pandemia inoltre ha aggiunto ulteriori emozioni che sono state vissute dai giovani a quelle che già normalmente loro vivono in questo periodo, in questo momento molto delicato della loro vita. Allora, come andare ad affrontare l'esame? Sicuramente ben attrezzati di conoscenza, ma soprattutto di pensiero critico, e cercare di godersi il più possibile l'esperienza come occasione per tirare fuori il meglio di sé.